Quando fui catturata dall'SS, avevo appena compiuto 21 anni. L'arresto pose fine alla mia attività clandestina, iniziata esattamente un anno prima. Nel settembre del 1943 ero entrata a far parte dei gruppi di difesa della donna, un'organizzazione femminile che si occupava di raccogliere denaro, cibo, vestiti e tutto quello che potesse servire ai partigiani. Quindi nel maggio 1944 avevo chiesto di potermi unire alle formazioni combattenti che agivano in città, i GAP, i gruppi di azione patriottica. Fui catturata il pomeriggio del 12 settembre 1944, tradita da un partigiano passato al nemico. Ricordo che quella sera stessa, aspettando l'interrogatorio, ripensai a quello che mi aveva risposto Vera quando pochi mesi prima le avevo detto che volevo entrare nei GAP. Rischierai di essere uccisa e torturata. La tortura è la cosa più terribile. Hai visto come si salta solo a bruciarsi con un cerino? Ebbi anche un pensiero per la sottoveste di seta rosa che indossavo. Come tutti i miei vestiti era stata cucita da mia madre ed era molto graziosa. Peccato, pensai. Il mio nome di battaglia era Sandra. Lo avevo scelto senza un motivo particolare. Mi piaceva, ecco tutto. Al contrario del mio vero nome, Onorina. Dolorante, semisvenuta, credo di aver urlato molto. Quando mi accorsi di essere sola, doveva essere ormai notte inoltrata. Forse si erano stancati. Rimasi immobile sul tavolo a faccia in giù finché qualcuno entrò, mi mise in piedi e mi portò fuori dalla stanza sorreggendomi per un braccio. Era Rossi. Te l'avevo detto che era meglio parlare. Mi scortò insieme a un altro al vicino carcere di Monza in Piazza Castello. Mi teneva per un braccio, per aiutarmi, mi sembrò, più che per trattenermi. Stava al mio passo, senza forzare l'andatura. Camminavo come un automa, barcollavo, con il vestito strappato e imbrattato di sangue. Fu una passeggiata di mezz'ora almeno, la prima passeggiata notturna della mia vita, con la città silenziosa, il cielo stellato e due eleganti SS come cavalieri. No, non ho mai provato pietà per chi colpivamo. La guerra non l'avevamo voluta noi, loro ogni giorno fucilavano, deportavano, torturavano e noi non eravamo certo gentili con loro, no, non provai mai pietà. Molto pesava l'angoscia. Non solo ci facevano soffrire fame, freddo, stanchezza, ma cercavano di annullare la nostra dignità. Non eravamo prigionieri di guerra, ma schiavi. Volevano farci lavorare fino allo stremo delle nostre forze, non solo per l'utile che ricavavano dal nostro sfruttamento, ma anche per degradarci moralmente. Lavorare infatti per la guerra del nostro nemico era umiliante a tal punto che in alcuni di noi morivano gli ideali per i quali eravamo stati deportati. E un prigioniero demoralizzato è un prigioniero tranquillo. Le donne erano trattate come gli uomini, l'identità femminile era del tutto irrilevante. Quando non parlavamo di cibo, parlavamo di pace. Le nostre conversazioni vertevano tutte sulle notizie dai fronti di guerra, ma queste erano spesso inattendibili perché troppo ottimistiche, fantasiose, insomma. Avevano però un gran valore perché ci aiutavano a sostenerci, a incoraggiarci reciprocamente. La guerra finirà presto, ci ripetevamo. I tedeschi hanno perso, torneremo tutti a casa. Le donne pativano sofferenze specifiche dovute alla privazione non solo della dignità umana, ma anche di quella femminile, come ad esempio l'interruzione del ciclo. Le giovani reagivano con coraggio e fiducia. Quelle che soffrivano maggiormente erano le più anziane,
o chi aveva lasciato a casa dei bambini dei quali non sempre conoscevano la sorte. Noi prigioniere politiche avevamo più resistenza perché eravamo unite da un'idea, consapevole o meno, l'idea che anche nel campo dovevamo continuare la nostra lotta, sia pure in modi diversi da quelli di quando eravamo libere. Il nostro dovere era sopravvivere per testimoniare e ricominciare la lotta politica. Non staremo qui un minuto di più, dicevamo l'un l'altro. Il 26 aprile avevamo saputo tramite i collegamenti col Comitato di Liberazione di Bolzano che Milano era stata liberata. Il 25 c'era stata l'insurrezione e Mussolini aveva lasciato nottetempo la città. Io e alcuni compagni e compagne decidemmo di non aspettare l'arrivo degli alleati. Non volevamo passare un giorno di più al campo. Volevamo tornare a casa, vedere cosa era successo alla nostra città, alle nostre famiglie, vedere che cosa era accaduto con la liberazione. Così, il 1° maggio 1945, sotto la neve ci mettemmo in marcia. Camminammo per giorni. Ci inerpicammo lungo il passo della Mendola e proseguimmo attraverso la Val di Non fino al passo del Tonale. Ci fermavamo la notte presso i contadini cui chiedevamo asilo e qualcosa da mangiare. Ci guardavano con sospetto, eravamo conciati, stracciati. Arriviamo dal campo di concentramento di Bolzano, spiegavamo. Allora superavamo la diffidenza e ci ospitavano. Ripartivamo la mattina con qualche patata, un po' di pane in tasca. Un altro aiuto ci fu dato dai posti di ristoro disseminati un po' dovunque, compresi quelli allestiti dai partigiani delle Fiamme Verdi, senza i quali non sarebbe stato possibile forse il nostro viaggio di ritorno. Il freddo era terribile, ma devo dire che quel pellegrinaggio lo facemmo allegramente. Eravamo un bel gruppo, c'erano Carlo Milanesi col figlio Delio, Tirelli, la Serafina Casati, la Nuccia Ruga di Rozzano e quattro compagni di Genova di cui non ricordo i nomi. A un certo punto salimmo su pullman messi a disposizione dei deportati dai comuni della zona. Arrivammo così a Ponte di Legno, quindi a Lovere, e da qui a Milano. Era il 7 maggio 1945. Notai subito che la gente leggeva l'Unità. Io e Giovanni Pesce, Visone, ci sposammo il 14 luglio 1945, anniversario della presa della Bastiglia, una data assai cara a quello che era stato il mio comandante militare e che era legato profondamente alla Francia, terra in cui era emigrato con la famiglia nei primi anni 20. La cerimonia, con uno dei primi riti civili, avvenne in un edificio accanto a Palazzo Marini devastato dai bombardamenti. Il discorso ufficiale fu tenuto dall'avvocato Antonio Greppi, socialista, primo sindaco di Milano liberata, padre di Mariolino, caduto per la libertà. Fu un intervento appassionato che non finiva mai. I testimoni di nozze erano Francesco Scotti, combattente di Spagna, e Giovanni Nicola, dirigente del PC, che con Antonio Gramsci aveva diviso l'esperienza a Torino dell'Ordine Nuovo. A far due conti, possiamo dire che il nostro effettivo fidanzamento, sorrido un po' a usare questa parola, durò 5 mesi soltanto. Milano era ferita dalla guerra, dai bombardamenti, dalla fame. Non possedevamo nulla, ma avevamo tanta gioia e speranza. Eravamo davanti a un'epoca nuova, eravamo liberi, eravamo felici. Si cominciò subito a lavorare per tornare alla normalità. Il primo segno tangibile fu il ritorno del pane bianco sulle nostre tavole.